Sabato 16 settembre 2017 a Fontanelice ci sarà la sfilata d'autunno, un'occasione in cui tre attività del paese mostreranno la nuova collezione autunno-inverno 2017-2018. In particolar modo avremo Corso Mengoni per quanto riguarda le calzature, Casa e Cucito per quanto riguarda l'abbigliamento e la Fata dei Fiori per quanto riguarda gli addobbi floreali. Ma ora andiamo insieme a scoprire meglio queste tre attività. Siamo con Chiara Filandi, titolare di Corso Mengoni, negozio di calzature e non solo. A un anno esatto dall'apertura, un piccolo bilancio. È stato un anno pieno di soddisfazioni, un anno in cui ho cercato di capire le esigenze della mia clientela. Infatti qui possiamo trovare una varia tipologia di prodotti. E possiamo trovare dalla scarpa più moda, alla scarpa più classica, alla scarpa da bambino, alla scarpa da persona più matura, però comunque sempre scarpe molto comode e soprattutto con un'ottima qualità prezzo. Rapporto qualità prezzo ottimo e si soddisfa un ampio target dal bambino all'adulto. Sì, certamente. Io parto dai primi passi, dai propri primi mesi di vita fino alle persone anziane per soddisfare le esigenze di tutti, visto che siamo comunque in un paese e bisogna cercare di andare incontro alle esigenze di tutti. Entrando nel particolare, andiamo a vedere un prodotto di moda, un prodotto di cui tu sei molto orgogliosa. Sì, questo è un tronchetto di Bruno Premi, un tronchetto molto moda, nello stesso tempo comodo, con un tacco largo e borchiato, che è la moda che è di quest'anno. Non dimentichiamoci che questa è vera pelle, io ho solo prodotti in vera pelle. Abbiamo detto scarpe di moda, ma anche scarpe e calzature più comode, come questa. Questa ad esempio è una calzatura di Embal Soft, un marchio che tratta solo scarpe con pellami molto morbidi, plantari estraibili e piante soprattutto larghe, adatta a una clientela che ha particolari esigenze, come ad esempio mettere il proprio plantare nella scarpa. Qui abbiamo un altro modello, diciamo adatto a una clientela giovane. Sì, questo è un modello molto giovanile, una scarpa moda ma allo stesso tempo comoda da poter portare tutti i giorni. Qui abbiamo un modello elegante ma anche sportivo. Sì, questo è un modello sportivo, è adatto a chi ama la scarpa comoda, sportiva, ma nello stesso tempo essere comunque un po' elegante. Piccolo tocco di classe ci vuole sempre. Sì, infatti questa scarpa qui, indossata anche solo con un semplice jeans, rende già l'abito elegante. Qui a Corso Mengoni si soddisfano anche le esigenze dell'uomo. Sì, anche per l'uomo ho vari tipi di modelli. E sempre per soddisfare le esigenze diverse che uno può avere. Posso avere la scarpa più sportiva e posso, se no, avere una scarpa un po' più classica, ma sempre comunque giovanile come questa. Poi eventualmente posso anche avere dei modelli proprio un po' più classico per persone più mature, sempre scarpe comode comunque, e anche da uomo posso avere la scarpa col plantare estraibile. In negozio troviamo anche calzature per i più piccoli a partire dai primi passi. Sì, certamente. In negozio potete trovare anche le calzature da bambini, da partire dal numero 17-18, stiamo parlando di bambini che iniziano i primi passi della loro vita, arrivando ai numeri più grandi. Da bambino potete trovare le Primigi, che è un marchio molto valido e serio e come qualità prezzo è ottimo. Oppure posso avere le Melania, che anche queste per i primi passi sono l'ideale, perché sono proprio strutturate in maniera per aiutare il bambino a sostenere la pianta del piede. Da maschio invece, oltre a Grunlan, Primigi e Melania, è molto fashion la Replay, che comunque è un marchio italiano che fa sempre scarpe molto comode, però molto moda. Come
dicevamo all'inizio, calzature non solo, abbiamo anche altri articoli come ad esempio ombrelli e borse. Sì, anche di borse, qui in negozio potete trovare una vasta scelta. Posso avere borse di Café Noir, che è un marchio che ho io qui in negozio, di cui tengo anche le scarpe, oppure borse in vera pelle con una qualità prezzo ottima. Con Federica di Casa e Cucito a Fontanellice in via Mengoni. Esattamente, siamo in questa via in cui negli ultimi anni diciamo che si è un po' ravvivato il commercio e quindi è una bella comunità e siamo contenti. E tu ti trovi bene? Sì, sì, siamo una bella comunità in cui diciamo che cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda e viene un bel risultato, dai, sì. Nel tuo negozio cosa possiamo trovare di bello? Allora, nel mio negozio potete trovare abbigliamento, merceria. L'abbigliamento parte dal bambino fino all'anziano, diciamo, uomo, donna e bambino. Quindi copre un po' tutte le fasce. Tutta la famiglia, possiamo. Tutta la famiglia, esattamente. Nel negozio c'è anche un'ampia scelta per quanto riguarda i capi da bambino. Sì, questo è un settore che inizialmente non avevo approfondito più di tanto, mentre nell'ultimo anno ho cercato di puntare più sul bambino e infatti ho inserito in una buona parte questi articoli. Giustamente, se c'è anche magari una richiesta un po' diversa, si va incontro al cliente. Esattamente, sì. E poi anche diciamo con i negozi che adesso hanno aperto, come quello di scarpe, che punta anche questo sui bambini, siete un team, possiamo dire. Esatto, siamo un team, siamo una forza che speriamo riesca ad andare avanti. Sei tu di Fontanellice? Io sono originaria di Castel de Rio, però diciamo che sono una trapiantata Fontanellice. Però comunque diciamo hai anche coraggio a investire nel territorio della nostra valle. Sì, sì, sì. Ho puntato sul paese perché ho creduto in questa cosa, più nel paese che nella città, perché secondo me le piccole verità giornaliere sono un po' più concrete rispetto a una città piena di supermercati, piena di consumismo, quindi più ricercato, c'è anche più attenzione al cliente, quindi un ambiente più familiare. Esattamente, sì. Siamo alla pergola di Fontanellice dove sta per partire la sfilata di autunno, dove verranno presentati alcuni dei capi dell'inverno, dell'autunno-inverno prossimo. Siete pronte? Sì, prontissime. È stato difficile preparare una serata come questa? Sì, abbiamo lavorato con molto impegno, però speriamo che sia riuscito tutto bene. Ma sì, dai, incrociamo le dita. Vediamo anche una sala, la vediamo alle nostre spalle, addobbato di bellissimi fiori della Fata dei Fiori, giusto? Dei fiori, sì. Tutto bello, speriamo che la serata riesca e che tutti siano entusiasti, insomma. Qui questo possono trovare. Io da perito agrario, però chiedo una cosa, questi bellissimi fiori cosa sono? Sono orchidee. Orchidee molto. Di seta. Molto molto belle. Quindi la Fata dei Fiori anche te ti troviamo, lo ricordiamo, a Fontanellice. Sì, in Corso Europa 19. Corso Mengoni, Corso Europa, quindi dunque, tre attività di Fontanellice, cioè, che dire, tutti pronti per la sfilata. Chiosco, passatempo, snack, piedinoteca in Corso Europa 4B a Fontanellice. Ogni momento è buono perché se qualcosa di sfizioso e gustoso vuoi mangiare, al chiosco passatempo devi andare. E per saziare la tua fame non hai che l'imbarazzo della scelta. Più di 50 tipi di piadine romagnole fritte, la specialità della casa. Panini caldi per tutti i gusti, maxi hamburger e hot dog. Piatti unici e insalate freschissime, tutto preparato al momento. E per finire in bellezza, una bella crepa alla Nutella, che prelibatezza!
Chiosco Passatempo Snack Piadinoteca in Corso Europa 4B a Fontanelice, aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 22, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22, chiuso il martedì. Monica vi aspetta!